una società che diciamo, fa nutrizione, produce i formulati che voi trovate nel catalogo che vi è stato consegnato, i formulati Agrofito ed Ergostat, che hanno una loro particolarità ed è quella di contenere al proprio interno un nucleo di microrganismi e batteri utili che hanno una funzione ben specifica nei nostri suoli, vanno a rivitalizzare i nostri terreni, vanno a sanificare i nostri terreni, vanno a migliorare quella che è l'attività microbica dei nostri suoli e allo stesso tempo vanno a difendere le nostre colture da quelli che sono i microrganismi nocivi e stimola, entrando in simbiosi con le colture, fanno sì che le piante stimolano delle sostanze che diciamo, allontanano questi parassiti esterni. Poi in catalogo abbiamo un altro prodotto che è un po' la colonna portante della nostra società e che molti di voi conoscono e che magari hanno già utilizzata, che è la zeolite cubana. La zeolite cubana è una polvere di roccia unica per la sua diciamo, composizione e pura, soprattutto perché non contiene sostanze inquinanti, poi lo vedremo magari nel dettaglio nei prossimi interventi che mi seguiranno. E poi, diciamo, tra le molteplicità funzionali che ha questo prodotto, che è l'elevata capacità di scambio cationico, l'elevata capacità di trattenere soluzioni, di trattenere acqua, proprietà cicatrizzante, ha molte altre proprietà che noi abbiamo avuto modo di scoprire tramite le esperienze che abbiamo fatto con i centri di saggio e che vorremmo ovviamente stasera condividere con tutti voi. Abbiamo provato la zeolite cubana su tenolite della vite prima in prove di laboratorio, quindi andando a vedere l'efficacia su uova direttamente deposte su del substrato artificiale e andando a utilizzare diversi dosaggi di zeolite cubana. Ottenute queste prove di laboratorio, ottenuti i primi risultati incoraggianti, ci siamo poi trasferiti con delle prove in campo dove abbiamo testato la zeolite cubana sia da sola a due dosaggi differenti, a 3 e a 6 kg per ettaro, sia in miscela con una metà dose di un insetticida chimico. E i risultati anche in questo caso hanno dimostrato sia da sola sia alla metadose di insetticida un contenimento della tignoletta abbastanza interessante. Per cui diciamo che le esperienze che abbiamo condotto fino adesso hanno dimostrato che la zeolite cubana sicuramente ha un effetto ovo-larvicida appunto contro la Lobesia botrana. Abbiamo avuto la fortuna di fare questa prova con centro di saggio con BioAgriTech provando e testando la zeolite cubana su Depanotrypsi uteri su alla tavola. Dall'esperienza è emerso come la zeolite cubana in associazione con l'utilizzo di un insetticida registrato da circa 2 anni su vada tavola, l'acetamiprid, è riuscito a controllare e a mantenere la persistenza di questo in maniera molto più efficace. Pertanto con l'augurio che si possa ripetere l'esperienza anche nella prossima campagna, la zeolite è riuscita a controllare in maniera più che degna la presenza del Depanotrypsi reuteri sui germogli di uva da tavola.